Avevo giustamente detto, è un po' che non parlo di gossip e vips. E infatti ho pronta qui l'ennesima lista a tema scandalo che ci piace sempre tanto. Perciò ben trovati su Watch Mojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra, un'altra molto probabilmente, top 10 scandali più folli e vistosi degli ultimi anni nel cinema. E che cosa vuol dire più folli e vistosi? Vuol dire che non solo devono essere stati eventi non proprio da tutti i giorni, ma la loro eredità, praticamente sempre negativa, deve essere proseguita ben oltre gli anni dello scandalo in senso stretto e solo nell'ambito cinema. Quindi, ad esempio, niente Dakota Johnson che rivela al mondo inavvertitamente l'essere una brutta persona di Ellen DeGeneres. Ma per molti altri eventi di cui si parlerà ancora per anni, seguitemi, cominciando dalla scontatissima e per questo alla numero 10, lo schiaffone di Will, che è già lo schiaffo pugno più discusso di questo millennio e se lo avete visto in diretta notturna potete anche dire di aver assistito a un evento storico della pop cultura. Gran vanto da un certo punto di vista, ma non certo per Will Smith, che ricordo per spero un'ultimissima volta che non c'ho più voglia di parlarne, dopo aver sentito proferire dal suo ormai ex amico Chris Rock la battuta sulla testa pelata di sua moglie Jada, ha proprio sbroccato tra parolacce, insulti, prese di posizioni da maschio alfa un po' tossico e infine il gesto violento contro lo stand-upper che presentava. Non ci si deve dimenticare, ma questa è una mia delucidazione perché non è che poi mi segua il gossip come se fossero proprio bollettini di guerra, che molto probabilmente la battuta di Rock toccò così tanto Smith per la pessima situazione che lui e la moglie stavano trascorrendo tra tradimenti confessati, coppia aperta e quant'altro, e che quindi in quella situazione già barcollante Smith abbia colto il là per sbottare e Jada di lì a poco mi pare per decidere di divorziare. Raga, lo si sa da sempre, quel tipo di panni sporchi li si deve lavare in casa. Certo è che Chris Rock ha saputo colpire e affondare, ma è anche il suo lavoro da 20 anni. Alla numero 9, l'operazione Varsity Blues, che non si riferisce al film anni 90 per teenager, bensì allo scandalo che colpì la procedura di ammissione al college di alcuni figli di celebrità che è esploso nel 2019, in cui si evidenziarono procedure non proprio corrette per saltare i criteri di ammissione a molti prestigiosi atenei, tutte praticamente ad opera di alcuni VIP che cercavano un certo trattamento di favore per i propri figliuoli prodighi. Le accuse variano dal versamento illegale di cifre a 4 o 5 zeri per saltare i test, fino alla presentazione a qualche team sportivo come il massimo atleta nel suo campo, sebbene magari quel ragazzo non avesse nemmeno mai praticato lo sport in questione. Alcune celebrities, come Lori Loughlin o Felicity Huffman, si sono per questo dichiarate colpevoli e hanno perciò scontato 2 mesi di prigione, ma la questione ha scoperchiato un sistema e le sue corruzioni che potrebbero continuare a venire a galla, poiché in buona sostanza per l'ennesima volta si sarebbe costruito un sistema in cui la legge non è uguale per tutti e dove il privilegio viene prima dell'educazione. In a virtual hearing Friday, actress Lori Loughlin got emotional as a judge sentenced her to 2 months in prison for her role in the college admission scandal. Alla numero 8, Winona Ryder e i furtarelli. Oggi, come tanti anni fa, Winona è al centro delle scene e il suo ruolo di Joyce in Stranger Things è il motivo principale di questo ritorno alla ribalta. Ma parlo di ritorno perché la giovane attrice prodigio, venuta al mondo artisticamente negli anni 90, dove era praticamente onnipresente, a un certo punto, nel dicembre 2001, ne combinò una bella grossa e quindi continuò ad essere sui giornali, ma non come chiunque spererebbe. Infatti, l'attrice venne trovata in possesso di più di $5,000 di merce rubata da un negozio della catena Saks in California. Per questo fu incriminata e rimase in libertà sulla parola fino al 2005. Da lì in poi la si vide sempre meno e poi ci fu appunto il grande ritorno su Netflix, che però è avvenuto tipo 10 anni dopo. Poi la Ryder ha spiegato più volte che in quella fase della sua vita il taccheggio era solo una formula per fare a patti con la sua personalità, in quel momento non molto stabile, ma che da allora ha lavorato su se stessa ed oggi è molto più forte di un tempo. E te credo, deve prendere ammazzate dei mostri subdimensionali,
alla numero 7, l'incidente sul set di Rust. È da un po' di tempo che Alec Baldwin è stato condannato per omicidio colposo, dopo aver causato la morte della camerawoman Halina Hutchinson a causa di un colpo sparato dalla sua pistola che, a quanto ho capito, ma ogni giorno spunta una variante diversa, avrebbe dovuto essere caricata a salve, e invece era proprio carica. Ora, in un paese in cui se al supermercato compri 10 fustini di detersivo ti danno in omaggio un fucile M4, mi pare un po' assurdo che la sentenza parli di «era necessario accertarsi che la pistola in mano a Baldwin non potesse sparare». Ma la mia opinione non cambia i fatti, e quindi si è scatenato un nuovo dibattito che, per esempio, qui in Italia, da noi, ha tutt'altra forma e formule, ma che in America, tra film di guerra e robottoni, sembra giusto un pelo più complicato da affrontare. È legittimo ricorrere ad armi vere per un film? Il realismo è più importante della sicurezza? Non sarebbe il caso di usare solo la CGI? Io aspetto con ansia la risposta alla questione e poi voglio proprio vedere che cosa ne penserà uno come Michael Bay. The agency concluding the gun could not be made to fire without a pull of the trigger. The report apparently contradicting what Baldwin insisted in an interview with George last December. It wasn't in the script for the trigger to be pulled. Well, the trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger. Alla numero 6, le molte polemiche su Mel Gibson. Da dove cominciamo? Perché è una domanda legittima quando devi parlare di uno dei personaggi più odiati di Hollywood. Molte volte ha detto o fatto qualcosa di discutibile e molte altre volte la sua carriera è stata definita come terminata. Il primissimo Mad Max della storia, modello per Kenny il guerriero, ha perso il suo smalto negli anni ed è passato da proteggere i reietti a, quasi, divertirsi nell'attaccare le minoranze. Infatti, negli anni 90 si espresse più volte in maniera discutibile sulla questione omosessualità, ma facciamo che in quei tempi fosse una prassi comune. Invece, nel 2006, in tempi sospettissimi, visto che era da poco uscito The Passion, criticatissimo anche quello, venne filmato mentre spendeva parole poco lusinghiere nei confronti degli ebrei, mentre veniva arrestato. Per un po' sembrò che Hollywood fosse riuscito a limitarlo, ma poi nel 2016 ha diretto La battaglia di Hacksaw Ridge, beccandosi più di una nomination agli Oscar, ed è dunque considerevolmente tornato in auge. E allora, ancora, il dibattito in fiamma. È giusto prendere posizione, ma solo quando fa comodo all'industria, altrimenti vale tutto? The Stranger Things star detailed an alleged encounter with Gibson years ago at a Hollywood event, as she spoke to the Sunday Times about her experience with discrimination as a Jewish woman in the industry. Alla numero 5, il processo del decennio. And the fecal delivery. And saying that it was the dog.
I choose now to live as a gay man. I want to deal with this honestly and openly, and that starts with examining my own behavior. Alla numero 3, il processo a O.J. Simpson. Questo resta probabilmente il processo del secolo scorso, e qualcuno potrebbe anche obiettarmi che non è così recente come storia e che O.J. non era neppure un attore propriamente detto. Questo è vero, ma allora non è un attore neppure Dave Bautista o The Rock? Ecco, l'ex star della NFL e coprotagonista con Leslie Nielsen della saga di una pallottola spuntata fu accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole Brown e il suo amico Ron Goldman. Era palese per tutti che fosse stato lui, soprattutto per le prove ritrovate, ma l'opinione pubblica si spaccò letteralmente in due e alla fine a gioire furono i moltissimi innocentisti. O.J. non aveva ucciso quei due. Oggi O.J. è in carcere per altro, ma fa pensare che i reati per cui sia finito al gabbio, ovvero minacce, aggressione e sequestro di persona, siano comunque reati contro la persona e abbiano un'affinità con i crimini per i quali in moltissimi avrebbero voluto vederlo colpevole condannato già 30 anni fa. Alla numero 2, le accuse contro Woody Allen. We had a marriage-like relationship in every way, and as such he was in my home, as my life's partner. With access to my children. Possiamo provare, e dico provare, a dividere la carriera del grande regista intellettuale newyorkese in due distinti periodi, quello prima delle accuse e quello dopo le accuse, che a un certo punto hanno trasformato l'immagine dello spiantato e timido Woody in quella di un predatore seriale e pessimo abusatore conclamato. A parlare in questo modo è l'ex moglie Mia Farrow, ma non solo. Lei con l'attore, conosciuto sul set di Io e Danny, furono sposati per 12 anni e nel 1992 chiusero il loro rapporto. Dopodiché la Farrow accusò l'ex marito di aver molestato la loro giovane figlia Dylan, adottata proprio dalla Farrow mentre i due stavano assieme. Come se non bastasse, nel 1997 Woody sposò Sonny Previn, ovvero una figlia adottata dalla Farrow nel suo precedente matrimonio. E qui anche i tanti che non ci volessero vedere del disagio lo videro. Per carità, si cresce, l'amore non ha età, eccetera, eccetera. Ma sposare la figlia che hai cresciuto e che ha 40 anni meno di te non ti fa brillare proprio di luce propria. Lui si è sempre detto innocente, ma molti altri membri della famiglia Farrow e amici comuni hanno invece continuato a sostenere che fosse tutto vero. Sicuramente l'unica cosa vera dietro sta cosa è che gli strascichi di quelle accuse si protraggono anche oggi. Se volete evitare di ricevere, non lo so, un invito a casa di Mel Gibson, dove vi troverete costrette a dire che Apocalipto è il miglior film storico di sempre, cliccate la campanella degli avvisi mentre io giro la carta finale, che vi risulterà forse scontata, ma tant'è. Alla numero 1, la caduta di Harvey Weinstein. Harvey Weinstein is one of the most influential and powerful studio chiefs of recent vintage in Hollywood, who turned out to be the worst sleazebag we could possibly have imagined. Per decenni il padrone della Miramax ha dettato legge a Hollywood, e la legge era: comando io. Se non ti va bene, quella è la porta, e se tu ragazza carina vuoi un ruolo, devi fare due chiacchiere in privato con me. Sappiamo tutti oggi a che chiacchierate si riferiva, e qualcuno ci aveva provato a farlo apparire per quello che fosse. Finalmente, però, nel 2017, qualcuno ha trovato coraggio, ha denunciato, e in breve, come un castello di carte, il suo regno è crollato su se stesso, con lui che oggi sta scontando 23 anni di carcere. Ma non siamo qui per parlare di lui. Come al solito, il problema non è la mela marcia, ma l'albero e il sistema Hollywood, tengo a ricordare, purtroppo diffusosi poi anche in tutto il resto del mondo, che finalmente oggi viene analizzato e si prova finalmente a decostruire alcuni dogmi produttivi e sociali inaccettabili, con tutte le giuste evoluzioni del caso, quindi un cast più inclusivo, rappresentazioni meno stereotipate e ovviamente ruoli femminili che non prevedevano solo l'essere due tette con attrice intorno. E contrariamente a quanto molti possano pensare, l'importanza del movimento Me Too non serve solo al sesso femminile, perché si cerca di restituire parità, non di creare un patriarcato donna. E infatti molti attori, che a un primo sguardo possono sembrare super macisti, hanno espresso parole di plauso e gioia. Uno a caso, il mitico Terry Crews. L'industria sta cambiando, ma come ricordo spesso, il cambiamento parte dalla società, non dalle strutture che la rappresentano. Poi però si deve passare anche a quelle. Allora, piaciuta la nostra lista? Fatecelo sapere nei commenti.